Non si può mai sapere cosa è grande e cosa è piccolo, cosa è pulito e cosa è sporco se non lo si confronta con qualcos'altro. Se vi sembra un po' confuso, internet è pieno di esempi. Ecco come si trasforma una maglietta dopo 156 lezioni di nuoto. Immagino che la persona che la indossa sia un istruttore o si stia allenando per le Olimpiadi. Se i vostri denti sono perfetti da quando siete nati, probabilmente non avete idea a cosa serva questo apparecchio. Ecco il retainer. Va indossato dopo aver tolto l'apparecchio per mantenere i denti dritti. Se non volete che il vostro apparecchio abbia questo aspetto, provate a spazzolarlo con una pasta fatta di acqua e bicarbonato di sodio all'interno e all'esterno. In questo modo il retainer sarà al riparo da odori e batteri. Ecco cosa possono fare 8 mesi di uso intensivo a un paio di scarpe da ginnastica. Una volta ho salvato le mie scarpe preferite con una miscela di bicarbonato di sodio e acqua. E ho lavato separatamente i lacci delle scarpe in una ciotola con la stessa soluzione. Non sono però sicuro che queste scarpe da ginnastica possano essere salvate. Anche le suole del vostro paio di scarpe da ginnastica preferito hanno bisogno di cure e amore. Perché altrimenti avranno questo aspetto dopo un solo anno. Quindi, di tanto in tanto, battetele per rimuovere i grumi di sporco, poi raschiate ciò che è rimasto con uno spazzolino da denti. Infine, preparate una miscela di acqua calda e sapone liquido per piatti e immergete le scarpe in questo bagno per 15-20 minuti. Lasciatele asciugare all'aria su un asciugamano pulito e asciutto e il gioco è fatto. Ok, questo ci lascia con molte domande. Il proprietario della custodia dice di averla usata per 6 anni. Ma cosa mai ci hanno fatto per trasformarla da cristallina a questa tonalità di marrone? Credo di non volerlo sapere. Ecco cosa può succedere alle protezioni dei tuoi auricolari dopo 3 anni di musica. Se non si desidera sostituirli troppo spesso, è necessario prendersi cura della parte in pelle. È possibile pulirli dopo l'uso per eliminare l'umidità della pelle e il sudore. Basterà strofinarli contro la maglietta. È anche possibile pulirli con un panno morbido una volta alla settimana. E non lasciateli mai alla luce diretta del sole o al calore estremo. La pelle è probabilmente artificiale e non è progettata per resistere alle alte temperature. Anche voi avete un amico di peluche che vi accompagna da tutta la vita? La scimmia a sinistra ha 17 anni. E l'orso scarabocchio a destra è ancora più vecchio, ha appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Con il tempo ha acquisito un certo carattere. Se non volete che il vostro amato Teddy invecchi, potete provare a sottoporlo a un trattamento spa. Mettetelo in un sacchetto di rete o in una federa con cerniera e scegliete il ciclo più delicato della vostra lavatrice. Assicuratevi che l'acqua sia fredda, altrimenti il vostro amico potrebbe cambiare drasticamente colore. Una volta terminato, avvolgetelo in un asciugamano e lasciatelo asciugare all'aria. Un utente di internet ha postato una foto di una mela del suo frutteto locale confrontata con quella del negozio di alimentari. Lo stesso vale per questa mora acquistata in un negozio rispetto a quella coltivata in casa. Ma quando si tratta di frutta e verdura, più grande significa migliore o più pericoloso? Spesso le verdure del supermercato sono più grandi e pesanti dei prodotti coltivati in casa, grazie alla coltivazione intensiva e ai fertilizzanti industriali. Ma questo non significa che abbiano un valore nutrizionale maggiore o che siano più sani. Inoltre, potrebbero essere trattati chimicamente per essere conservati più a lungo e persino per viaggiare indenni dall'altra parte del mondo. A volte le dimensioni contano. La differenza tra l'uovo di una gallina di 2 anni e quello di una giovane pollastrella che ha appena iniziato a deporre le uova è così visibile. Credo che la pratica renda perfetti. Con quale di questi palloni da basket scegliereste di giocare? Quello nuovo è sicuramente più bello, ma la versione di 5 anni fa ha una storia. Le banconote da $1 erano molto più grandi nel 1917 ed eccole la prova. Una banconota da $1 circola normalmente per circa 6 anni. È il periodo più lungo in cui può sopravvivere perché è fatta di una speciale miscela di cotone e lino e raramente rimane in tasca per tanto tempo. La banconota da $100 ha una durata di 15 anni, poi torna alla Federal Reserve. Queste coperte di lana erano gemelle 20 anni fa, ma poi le loro strade si sono separate. Una era ben utilizzata e l'altra era in magazzino.
Se volete che la vostra coperta di lana duri più a lungo e sia bella, rinfrescatela ogni tanto. Portatela fuori e scuotetela bene prima di appenderla in un luogo con un buon flusso d'aria. Stendete la coperta sul pavimento e spazzolatela con una spazzola a setole morbide. Se la coperta è lavabile in lavatrice, scegliete il ciclo di lavaggio dedicato per lana, acqua fredda e detersivi speciali. Non appendetela ad asciugare alla luce diretta del sole, potrebbe asciugarsi troppo rapidamente, sbiadire e diventare ruvida. E l'asciugatrice è assolutamente da evitare. Amanti dei gatti, questo è per voi! Guardate come la luce rossa si disperde attraverso la pelliccia bianca rispetto a quella nera. Tra l'altro, i gatti bianchi puri sono i più rari. E la pelliccia bianca del gatto non è in realtà bianca, ma incolore. Ecco perché la luce laser può giocare con essa in questo modo. Ed è anche per questo che i gatti bianchi e quelli con macchie bianche hanno maggiori probabilità di scottarsi. Tenete i vostri gatti lontani dal sole. Mi chiedo quanto tempo ci sia voluto perché questo telecomando nuovo e scintillante si trasformasse in questo. Beh, non proprio bello. Comunque, questo tipo ha bisogno di una bella pulizia con le salviette umidificate. I telecomandi raccolgono più batteri della tavoletta del water perché li si tocca più spesso e non li si pulisce quasi mai, giusto? Mi sento un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa chiave sembra troppo piccola, mentre questa è troppo grande rispetto alla solita. Ma credo che porte di dimensioni diverse si aprano con chiavi di dimensioni diverse. Se vi piace cucinare, vi chiedo scusa in anticipo. Ecco come possono apparire le padelle dopo 6 anni di uso intensivo senza un'adeguata pulizia. Credo che una miscela di un cucchiaio di bicarbonato di sodio e qualche goccia di sapone per piatti in acqua calda possa aiutare a risolvere il problema. Per ottenere il massimo effetto bisogna lasciare la pentola in ammollo nella miscela per una notte e poi strofinare bene. Questa spazzola per macina caffè è stata sicuramente usata molto per 4 anni. Basta confrontarla con quella nuova. Pulite regolarmente il vostro macina caffè? I resti di caffè e la polvere di caffè si accumulano all'interno e modificano il gusto del caffè. E se utilizzate lo stesso macinino per le spezie, sentirete anche il loro sapore nel caffè. Ma potete pulire facilmente il vostro macinino se di tanto in tanto ci fate passare del riso crudo. Raccoglierà tutto ciò che non è di sua competenza e la vostra spazzola non avrà più questo aspetto. Vi piacciono gli Smarties? Allora sarete felici di trovare uno extra large nel vostro pacchetto. Immagino. Sembra che qualcuno abbia fotografato il mio paio preferito di Converse e le mie scarpe da bambola. Aspetta, si scopre che queste non sono per le bambole, ma per le donne. Le scarpe da 7 cm sono state uno standard di bellezza in Cina per un migliaio di anni. Per far scivolare i piedi in scarpe di loto, dalla forma speciale come queste, le donne dovevano sottoporsi alla legatura dei piedi. Si dice che questa moda sia stata ispirata da una danzatrice di corte vissuta nel X secolo. L'idea prese piede, e un piede piccolo divenne ben presto il segno di una signora distinta nel paese. Qualcuno deve aver usato molto questo filtro a osmosi inversa. E sì, ho già cercato su Google l'osmosi inversa. Si tratta di un sistema per rimuovere i contaminanti dall'acqua non filtrata. L'acqua passa attraverso una membrana che impedisce a tutte le sostanze nocive di finire nel bicchiere. Credo sia giunto il momento di sostituire il filtro.